Ciao a tutti, eccoci qua come dicevamo nel video precedente sulla tutorial su come compilare il modulo di migrazione dei pack. Questo è dedicato sia a noi che a tutta la nostra rete, quindi per tutti i consulenti avrete la possibilità di prendere tutte le informazioni per compilare il modulo ed inviarlo poi all'azienda o a chi di riferimento. Vedremo sia come si compila sia dove trovare tutte le informazioni. Allora, il modulo è questo. Se non siete in possesso di questo modulo, chiedetelo ai vostri appliner. Prima cosa molto importante, va compilata una riga per ciascun abbonamento posseduto da un cliente, nel caso le scelte siano diverse per i vari abbonamenti, perché, come dicevamo, nel video precedente, se abbiamo più di un abbonamento, noi possiamo scegliere in maniera autonoma per ogni abbonamento cosa fare. Se in caso qualcuno della vostra rete non ha ancora deciso, sta ancora scegliendo, vanno comunque riportati i suoi dati e nelle note qua in fondo, qui va riportato che deve ancora effettuare la scelta. Allora, partiamo dalla base, ID cliente. Dove troviamo l'ID cliente? Andiamo sulla nostra dashboard e qui in alto a destra troviamo un numero. Questo è l'ID cliente. Andremo qua a inserire il nostro ID cliente, adesso ne tiro uno a caso, andiamo a inserire nome e cognome e andiamo a inserire la mail e il numero di telefono. E qui alcuni diranno: ma io non ho la loro email o numero di telefono. Possiamo reperirle tramite la nostra dashboard. Se andiamo sulla mia rete e andiamo su agenti, troveremo tutta la lista delle persone appartenenti alla nostra struttura, cioè sotto di noi. Qui abbiamo la possibilità di vedere la loro email e l'email di contatto, perché magari potrebbero avere due indirizzi, una l'email di login e una quella di contatto. Quindi voi prendete di riferimento l'email di login. Qua trovate il numero di cellulare. Ok, se non lo hanno inserito, semplicemente andate nel campo apposito e scrivete non inserito. Dopodiché abbiamo i tipi di abbonamenti, ok? Mini, Basic, Medium, Elite. Dobbiamo inserire il numero in base al tipo di abbonamento. Dove possiamo vederlo? Ovviamente, se stiamo compilando questo modulo, noi siamo in contatto con la persona interessata e quindi chiederemo a questa persona. Se questa persona non sa come reperire questa informazione, basterà andare sulla dashboard sotto abbonamenti e andare in ricerca qui nei mesi. Ovviamente immagino che si ricordi il mese preciso in cui ha fatto l'abbonamento. Se non se la ricorda, semplicemente deve andare a ritroso, cliccare sulla data, fare ok e scoprire se in questa data è stato fatto un abbonamento e poi riportarlo direttamente a voi. Inoltre, se andiamo sulla mia rete e struttura, cliccando sopra l'utente, abbiamo la possibilità di vedere quanti abbonamenti ha attivato. Ovviamente non possiamo vedere qui abbonamenti personali attivi, non possiamo vedere quando li ha attivati, ma possiamo constatare con la persona che che ci abbia dato correttamente tutte le informazioni, che non si sia dimenticato qualche pack. Magari si dice: sì, io ho due abbonamenti da 1000, diciamo, no, guarda, qui mi risulta che ha attivato 2500 euro di abbonamenti, quindi probabilmente ne ha attivato anche uno da 500 da qualche parte, cercalo. Una volta che abbiamo inserito il tipo di abbonamento, ad esempio qui come per esempio Elite, l'abbiamo attivato e sta attivato il 22 agosto, possiamo andare a scegliere cosa farne. Allora, opzione 1. Voglio che i miei attuali abbonamenti siano mantenuti nella vecchia piattaforma PayU, continuando a ricevere i crediti per tutti i 36 mesi previsti e utilizzarli nei servizi. Di queste cose ne ho parlato nel video precedente. E qui in alto a destra adesso apparirà il link al video dove spiego tutto quanto, cosa comporta ogni scelta. Opzione 2, voglio che i crediti non goduti e necessari ad arrivare al break-even, cioè al recupero capitale, siano messi nella nuova piattaforma dopo il ricalcolo dell'effettivo utilizzo e rilasciate gradualmente nell'arco di 12 mesi a partire dal mese di maggio e utilizzarli in ricariche, gift card e prelievi. Opzione 3, voglio integrare i crediti non goduti con un nuovo pagamento, bonifico Bitcoin, per acquistare su PayU Pro una nuova affiliazione pari o superiore al valore degli abbonamenti posseduti in PayU, indicare il valore dell'affiliazione. E qua sotto dobbiamo scrivere il tipo di pack in PayU Pro che vogliamo attivare.
tipo in questo caso abbiamo inserito il pack da 2.000 euro. Questo non è il pack che avete fatto, è il pack che vorrete fare su PayU Pro, in modo che poi loro che sappiano, facciano il calcolo e dicono: ok, Marco vuole attivare un pack su PayU Pro pagando la differenza del suo abbonamento Elite, ha usufruito di 1.000 crediti, quindi gliene mancano 1.000 da pagare. Opzione 4, voglio convertire il mio abbonamento acquistato dopo il 1 novembre 2022, previa verifica all'amministrazione, in una nuova affiliazione su PayU Pro. I crediti eventualmente già usufruiti saranno sottratti dal totale caricato in dashboard. Cosa significa? Che per i pack che sono stati fatti dopo novembre 2022 possiamo spostare direttamente il pack su PayU Pro senza dover aggiungere nulla. Se non abbiamo usufruito di nulla, abbiamo un intero pack, se abbiamo usufruito di qualcosa ovviamente si verrà scalato dalla dashboard. Se volete per precisione sottolineare quanto manca il break even per una qualsiasi delle scelte precedentemente fatte, lo inserite qua e poi l'azienda andrà a fare un double check di controllo che siano esattamente questi crediti che non sono stati usufruiti per arrivare al break even. Note, come dicevamo prima, va inserito poi se in caso che su un pack non si è deciso che cosa fare, come procedere. Questo è come va compilato il modulo e dove reperire le informazioni. Per tutte le persone che sono nella nostra rete, mi raccomando, contattateci, cercheremo di contattarvi anche noi. E nella descrizione del video trovate il link al canale Telegram dedicato a PayU, che abbiamo aperto appositamente per aiutare tutte le persone della nostra rete. E per qualsiasi dubbio o informazione, entrate pure, contattateci, che vedremo assieme quale potrebbe essere la scelta migliore nel vostro caso. Per il momento è tutto, ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi! Se hai bisogno di supporto e vuoi entrare a far parte di uno di questi progetti, ti basterà entrare nel nostro canale Telegram, trovi il link nella descrizione del video, e ti ricordo che nel canale YouTube, nella sezione Playlist, troverai la lista dei business che stiamo seguendo. Grazie per aver visualizzato questo video, e se sei iscritto al canale, grazie per far parte di questa community.